Buonasera, scusate il ritardo, ma ero in Svizzera a fare una commissione in banca. Avevo 2,5 milioni di euro da versare e stranamente non me li hanno accettati. Oh, sul mondo è cambiente, in Svizzera che non rifiutano soldi, cioè che ti rifiutano i soldi come se il trotta, il figlio di scemo di Bossi, si laureasse alla Bocconi. Una cosa, è come se Emilio Fede parlasse male di Berlusconi. Emilio Fede, mi scherzo, facciamo un minuto di raccoglimento per Emilio, veramente. Perché è veramente un uomo che ha dato tanto e tanto ha ricevuto, non gli va bene niente, gli rifiutano i soldi in banca, 2,5 milioni, cioè uno gira con San Valigetta di Arezzo, l'hanno licenziato in tronco, lui ci è rimasto male, anche ha detto non capisco il motivo del mio licenziamento, non lo capisci, la Ghirenzo ha 81 anni, che ha tu Boris Bivi, 6.000 anni, 81 anni, vattene in pensione, non è che ci debiti Bogai. Ma lui ha detto, prenderà il mio posto un bravissimo direttore, altri bravi colleghi di cui non voglio parlare, ma gli auguro ogni bene. Vuti rotto sdiecero che indesevo età. E poi ha detto, non sarò lontano da voi. Mamma mia. Tornerò a parlare, ma anche no, non è che i depisi cristiani per forza, ogni volta, cioè puoi fare anche altro. Comunque noi abbiamo cercato di collegarci, siccome abbiamo un amico in comune, sembra una cosa strana, ma abbiamo un amico sardo in comune, gli ho chiesto, è possibile parlare col direttore Emilio Fede? Mi hanno detto che lui era anche disponibile, così a sdrammatizzare questa cosa. Abbiamo provato a chiamarlo, però non ci ha ancora risposto. Io volevo un attimino, però prima, mi sono stampato un attimo degli avvisi, no? Siccome adesso voi sapete che ci sarà l'aumento del 10% della bolletta della corrente elettrica, lo sapete? Siete contenti? L'aumento del gas, adesso arriva l'IMU, arrivano gli accidenti di scalini. Allora, no, perché io mi sono stampato, dovete sapere che noi in Italia abbiamo 10 persone che hanno, queste 10 persone hanno come 3,5 milioni di italiani. E questo vi faccio un po' di esempi, Michele Ferrero, che è quello del gruppo Dolcero Ferrero, c'è Leonardo Vecchio di Luxottica, Giorgio Armani, Miuccia Prada, Miuccia Patrizio Bertelli, che è il marito di Prada. Allora, ecco, Silvio Berlusconi, che insomma, però è all'ottavo posto, non è vostro bene bene. Poi c'è Stefano Pessina, che è tutta gente che ha dai 12-14 miliardi di euro all'anno, il più povero ha, i Benetton, quanto hanno? 1,5 miliardi all'anno di... Allora, volevo dire... Mettetele a loro queste tasse, puttate che sta con Chianoso. Andate da loro, li mettete l'aumento del gas anche al 40%, non gliene frega niente a questi. Cioè, i controlli della finanza, fateli a loro. Che poi anche i controlli della finanza, avete visto come cosa è successo? Sono partiti da Cortina, sono andati a Courmayeur e sono andati a Cabra al mercato di San Benedetto. Hanno fatto dei ricconi e mumungioni. Hanno controllato i spiscaroni. Cioè, ma voglio dire, non abbiamo un locale a Cagliari dove si può fare un controllo, una cosa ben fatta, ma porca miseria, anche perché non è bello per l'immagine della Sardegna, scusa. No, scusate, tanto, dimmi, cosa c'è? Mi fanno dei cesti. Massimo, dimmi. Al telefono il direttore. Emilio Fede. Il direttore. Ah, pronto? Pronto? Buonasera, direttore, un applauso dallo studio di Vigliolina. Buonasera, saluto la vostra televisione che mi è cara perché io vi seguo, tra l'altro voglio dire siete sempre molto precisi, anche il vostro TG è un ottimo TG. Mi dica, grazie. No, io volevo sapere, siccome c'è stata quella polemica, sa, della valigetta che lei avrebbe pagato 2,5 milioni di euro in Svizzera, le solite cose allora, che... Allora, Massimiliano, senta, glielo dico subito, se sì. Dobbiamo parlare di questa cosa, per me no. La telefonata si può... Non glielo dico! No, possiamo anche interrompere, no, perché guardi che io ho messo 40 avvocati, poi vediamo chi ha ragione. Allora, poi fra un po' no, direttore, chi ha ragione. Io gli ho chiesto giusto questa sì. Cosa, anche perché, come ha saputo, nei giornali sì. Hanno scritto queste cose e poi la magistratura ha detto che aveva in mano delle carte... Allora! Ancora con questi magistrati? No. Allora anche voi, allora no. Ve lo dico, anche voi fate parte di quelle persone che rovinano il lavoro degli altri, lavoro onesto, va bene? Allora perché mi avete chiamato? Lei chi cazzo è? No! Deve dire? Siamo in diretta! Come si permette? Allora, io sono una persona integerrima, non ho mai preso posizione, sa che le dico a questo punto, si faccia la sua trasmissione, va bene? È chiara questa cosa? No. Bene. Ne parleremo, va bene? No. Un saluto, arrivederci. E questa è nuda. Sigla.